rivediamola un attimo. Allora, vediamo il risultato e conviene fare questa operazione. Noi vogliamo a questo punto dimostrare questo, e ci conviene lavorare per componenti, perché lavorando per componenti poi diventa più facile, eh? E quindi diciamo, quello che vogliamo scrivere è che B con alfa sia uguale a 0, d'accordo? La componente alfa, cioè 1 o 2 del vettore B, sia uguale a 0, ma B con alfa appunto altro non è più uguale a l'integrale sull'area di questo vettore tau alfa in dA, cioè l'alfesima componente del vettore tau, ok? E questo altro non è che uguale all'integrale sull'area, e ci ricordiamo la formula che ci dà il valore della tau, no? Del vettore tau, e la formula sarebbe g theta gradiente di omega più x ortogonale, ok? Allora g theta come al solito lo portiamo fuori dall'integrale, g theta, ok? E ci rimane il gradiente di omega, l'alfesima componente del gradiente di omega, e l'alfesima componente del gradiente di omega sarà omega derivato rispetto ad alfa, bene? Per x ortogonale. Facciamo così, per comodità, dato che appunto ci comparirà un'altra volta x nelle varie formule, l'x ortogonale, diamogli un nome diverso. Bene, diamogli un nome diverso. E in questo momento in particolare lo metto in quest'angolino qui. Scrivo che x ortogonale lo chiamo y, vettore y, va bene? Per comodità. In maniera tale che questo diventa più y alfa in dA. Ok? D'accordo? Allora, che posso fare? Vi ricordo, questa è la somma di due vettori, la risultante ovviamente, il risultato di questa operazione è un vettore, no? Posso passare davanti a questo vettore l'identità e non mi cambia nulla, bene? Quindi posso fare così, questo è uguale all'integrale, c'è sempre g theta davanti, g theta, integrale sull'area, dell'identità, e l'identità facciamo così, diciamo identità alfa beta, che moltiplica applicato su questo vettore, quindi omega derivato rispetto a beta più y beta in dA. Va bene? Ovviamente che cosa accade? Che questa quantità è uguale a 1 quando alfa è uguale a beta, è uguale a 0 altrimenti, va bene? Cioè nell'identità ovviamente sappiamo che i11 è 1, i 1, 2 e 0, quindi questo significa che è diverso da 0 solo quando alfa è uguale a beta, ok? E quindi ritorniamo all'equazione di prima, alla forma di prima. Ci siamo? Ma il gradiente, l'identità la possiamo scrivere come il gradiente del vettore x, eh? E quindi possiamo scrivere questa cosa così, come g theta, sempre integrale sull'area del gradiente del vettore x. Il gradiente del vettore x in componenti sarà x con alfa derivato rispetto a beta, naturalmente moltiplicato omega derivato rispetto a beta più y beta in dA. Ok? E a questo punto possiamo integrare per parti, e cioè possiamo scaricare le derivate che stanno davanti a questa, su questa x, naturalmente sulle altre funzioni, integrando per parti. E quindi questo che cosa ci viene? Questo, scusate, possiamo farlo così, ve lo riscrivo qui un attimo in questo angolo. Io ho per esempio alfa, x alfa, che moltiplica omega derivato rispetto a beta più y beta. Bene, ok? Di questo voglio fare tutto la derivata rispetto a beta. A che cosa sarà uguale? Sarà uguale a x alfa derivato rispetto a beta che moltiplica omega beta più y beta. Cioè questo deriva, scusate, questo è tutto derivato, tutto derivato, quindi questo derivato per questo non derivato, più naturalmente adesso più x alfa che moltiplica omega il
beta beta più y beta beta. Ecco qua. Ok? Ci siamo? Quindi, quando prendo tutta questa quantità, ne faccio la derivata rispetto a x con beta, faccio il primo derivato per il secondo non derivato. Eccolo qui. Il primo non derivato per il secondo derivato. Eccolo qui. Ok? Ovviamente in questa formula ho esattamente questo termine qui. D'accordo? Lo vedete? Quindi che faccio? Sostituisco al posto di questo termine qui, al posto di questo termine qui, la differenza tra questo e questo nella formula. Ok? E quindi mi verrà uguale a l'integrale sull'area, scusate, c'ho ancora l'integrale sull'area, di tutto questo, ve la riscrivo, x alfa che moltiplica omega derivato rispetto a beta più y beta tutto quanto derivato rispetto a beta beta meno questo termine qui, meno tutto questo termine qui, cioè meno integrale sull'area, scusatevi, davanti a tutto c'è sempre g theta che io me lo dimentico, g theta meno l'integrale di x con alfa che moltiplica omega beta beta più y beta beta. Va bene? Ok, vediamo? Allora, questo è l'integrale sull'area di una, di una derivata, è un flusso, teorema della divergenza. Bene, e quindi lo possiamo scrivere come g theta integrale sulla frontiera di A di x con alfa che moltiplica omega theta y beta dea, scusate, n beta dea ds, è un flusso. Bene, quindi diventa dall'integrale dell'area l'integrale sulla frontiera per il flusso, questa è la normale, la componente del lungo beta con la direzione beta della normale. Va bene? Ok? E poi ovviamente c'è quest'altro termine, ok? E questo per il momento lo lasciamo ancora uguale, meno integrale sull'area di x con alfa omega beta beta scusate, questo non è qua, era y, scusate, qua quando ho copiato questo qua è y beta derivato rispetto a beta più y beta derivato rispetto a beta. Ci siamo. Ok. Allora, guardiamo questo termine qui, per prima cosa, e cioè abbiamo omega derivato rispetto a beta e poi ancora rispetto a beta. Gli indici ripetuti si tendono sommati. Quindi qua ci sta scritto che è omega derivato rispetto a 1 due volte più omega derivato rispetto a 2 due volte, la somma dei due. Ok? Ma la somma di 2, cioè omega 1 1 più omega 2 2 è la lasciata di omega, che abbiamo detto deve essere 0. E quindi questo è 0 e se n'è andato. Bene. Poi abbiamo quest'altro termine y beta derivato rispetto a beta, e cioè c'è scritto y1 derivato rispetto a 1 più y2 derivato rispetto a 2, ma y abbiamo detto che è l'x ortogonale. Quindi quando pensiamo a y1 stiamo pensando a meno x con 2, quindi qua c'è scritto meno x con 2 derivato rispetto a x con 1 che è 0 più x con 2 derivato rispetto a x più x con 1 derivato rispetto a x con 2 che anche quello è 0. Quindi anche questo se ne va, è 0. Va bene, ci siamo? Andiamo su questo termine qua, va bene? Questo termine qua. E che cosa rappresenta questo? Questo termine. Questo non è altro, guardate, che il prodotto scalare, vedete che sta sempre lo stesso beta, il prodotto scalare tra questo vettore e questo vettore qui.
lo vedete? Quindi è il prodotto scalare tra gradiente di omega più y con n. Ok? Lo vedete questo termine? Ma ricordiamoci, y è sempre l'x ortogonale, quindi qua c'è scritto gradiente di omega più x ortogonale scalare n. Ok? Ma anche questo è una cosa che l'abbiamo già vista prima, è questa. E il gradiente di omega più x ortogonale scalare n deve essere 0 per soddisfare opportunamente la condizione al contorno. Quindi anche questo è 0. Ne consegue che la risultante è nulla. Cioè V effettivamente è uguale a 0. Ci siamo? È chiaro? Va bene. Adesso possiamo andare ancora avanti con un po' di teoria, se non siete troppo stanchi, oppure fare qualche esercizio insieme. Questa è la trattazione, come dire, della sezione, della torsione per la sezione generica, come dire, partendo da una forma del campo di spostamento. E abbiamo visto che dobbiamo riuscire a trovare la soluzione esatta di questo problema. La soluzione esatta di questo problema passa sostanzialmente dal risolvere questo problema qua, questo problema differenziale, che è un problema puramente geometrico, cioè l'allacciato di omega uguale a zero con questa condizione al contorno. Va bene? Che è una condizione al contorno particolare, perché è una condizione al contorno sulla derivata direzionale della funzione incognita omega, gradiente di omega scalare nella direzione normale. Va bene? Allora, diciamo che non sempre è così semplice, diciamo così, risolvere questo problema differenziale, questo problema geometrico differenziale. Bene, non è sempre così semplice risolverlo. Per cui si può cercare di utilizzare un approccio differente, bene, che è un approccio proposto da Prandtl. Sulla torsione, va bene? E cioè Prandtl pensò che esistesse una funzione f, che era una funzione di x con 1 e x con 2, che era una funzione, lo chiamava un potenziale delle tensioni, e questo potenziale delle tensioni era tale che se io vado a fare la derivata di f rispetto a 2 ottengo esattamente la prima componente del vettore tau. Il vettore tau è quello del vettore delle tensioni tangenziali, naturalmente. E se faccio invece la derivata di f rispetto ad 1 cambiata di segno, ottengo la seconda componente del vettore tau. Bene. Ok. In maniera sintetica si può dire che il tau, cioè tutto il vettore, con queste due componenti, tau 1 e tau 2, si può scrivere come meno e 3 vettore gradiente di f. Quindi l'idea è che esista questa funzione e che le tensioni tangenziali sono ottenute facendo le derivate parziali di questa funzione qui. Perché scelse esattamente, diciamo, queste derivate parziali in questo modo? Cioè questa è derivata rispetto a 2 e questa è derivata rispetto a 1 cambiata di segno. Beh, semplice, perché se andiamo a fare, a scrivere questa equazione qui, cioè l'equazione di equilibrio, beh, l'equazione di equilibrio, divergenza di tau che deve essere uguale a 0, è automaticamente soddisfatta, in maniera automatica, senza che facciamo e poniamo nulla. E infatti, quell'equazione di divergenza di tau, no? Che diventa? Divergenza di tau sarebbe tau 1 derivato rispetto a 1 più tau 2 derivato rispetto a 2. Questa è la divergenza. Bene. Ma appunto, come abbiamo detto prima,
tau 1 è data da la f derivata rispetto a 2. Quindi quando io qua ho la derivata prima, la derivata rispetto a 1 della tau 1, devo derivare la f rispetto a 1 e rispetto a 2. Quindi sarà f derivato rispetto a 2 e poi rispetto a 1. Bene. Poi qua ho la tau 2 derivata rispetto a 2, ma la tau 2 è uguale a meno f derivato rispetto a 1, che la poi la derivo rispetto a 2. F derivato rispetto a 1, adesso la derivo rispetto a 2. Poiché f è una funzione sufficientemente regolare, vale per Schwarz, non ha importanza l'ordine con il quale stiamo derivando, e quindi questa quantità viene sicuramente 0. Quindi l'equazione di equilibrio è automaticamente soddisfatta. Va bene? Ricordiamoci i tre ingredienti fondamentali che abbiamo utilizzato in questo approccio, che non ho voluto cancellare perché così ci è utile per ricordare le cose. I tre ingredienti fondamentali sono la congruenza, passaggio da qui a qui, vedete? La congruenza, d'accordo? L'equilibrio, bene. E poi naturalmente il legame costitutivo. Ok? Questi sono i tre ingredienti fondamentali nel campo di Moodle. Allora, seguendo questo approccio, in questo momento io ho soddisfatto implicitamente l'equilibrio. Ovviamente anche questa equazione è automaticamente soddisfatta, perché la tau, come l'abbiamo scritta prima, non dipende da x con 3, perché la f non dipende da x con 3, quindi la derivata rispetto a 3 è automaticamente anche quella 0. Quindi l'equilibrio lo soddisfiamo completamente, senza nessun problema. D'accordo? La congruenza, scusatemi, il legame costitutivo, beh, è semplice, perché il legame costitutivo significa semplicemente in qualche modo invertire questa equazione, diciamo così. Qua c'è scritto tau è uguale a g per gamma, questa era l'equazione del legame, d'accordo? Quindi se vogliamo, noi in questo caso abbiamo la tau, se vogliamo la gamma, basta dividere per g, no? Legame costitutivo, basta che prendiamo la tau, la dividiamo per g, il modulo a taglio, otteniamo la gamma, va bene, e abbiamo soddisfatto anche l'equazione del legame costitutivo. Ovviamente che cosa c'è da soddisfare ancora? C'è ancora da soddisfare la condizione di congruenza, cioè mettiamo di aver preso, no, queste tensioni tangenziali, le abbiamo divise per g, abbiamo ricavato la gamma, va bene? Scriviamolo pure, dai. Questo è equilibrio. Poi abbiamo le equazioni di legame, che ci dicevano che gamma era uguale a 1 diviso g tau, ma una volta che abbiamo le gamma in funzione di queste tau, e cioè in funzione di questa funzione f, che è il potenziale delle tensioni, ovviamente dovremmo essere in qualche modo certi che esista un campo di spostamenti, tale che facendo la parte simmetrica del gradiente ci venga esattamente quella gamma. Ricordate, questa condizione è una condizione di compatibilità che c'era assicurata quando il rotore del rotore del tensore delle deformazioni era pari a zero. Ok? Allora, questa condizione rotore del rotore, che è una condizione di compatibilità, di congruenza, più qui, l'abbiamo specificata nella forma specifica, diciamo così, per il caso del problema di Semmeran all'inizio della trattazione del problema di Semmeran, ed era quella là che ci aveva dato un modo di rappresentare la sigma 3,3, lo ricordate? Sigma 3,3 è uguale a G0 più G1X e così via. Poi c'erano due ulteriori equazioni che non abbiamo in quel momento poi preso più in considerazione. Queste due ulteriori equazioni adesso ci servono e ve le riscrivo. E queste equazioni erano le seguenti: sigma 1,3 derivato rispetto a 2 meno sigma 2,3 derivato rispetto a 1 è uguale, derivato tutto quanto rispetto a 1 è uguale a 0. Era uguale in realtà alle derivate della sigma 3,3, se vi ricordate la formuletta che abbiamo trovato allora.
ma le sigma T3 in questo caso sono nulle, quindi questo è 0. E poi sigma 1,3 derivato rispetto a 2 meno sigma 2,3 derivato rispetto a 1, tutto derivato rispetto a 2 è uguale a 0. Allora, le equazioni rotore del rotore ci forniva, uguale a di epsilon uguale a 0, ci fornivano queste due ulteriori, queste due equazioni sostanzialmente, in questo caso. Va bene? Queste due equazioni ci stanno dicendo, guardate, se fate la differenza tra queste derivate e le derivate appunto rispetto a 1 e rispetto a 2 viene 0, significa che la differenza tra queste due derivate è una costante, è comunque costante. Quindi, se uno fa sigma 1,3 derivato rispetto a 2 meno sigma 2,3 derivato rispetto a 1 è uguale a una costante. Va bene? Bene, possiamo porci la domanda, ma quanto vale questa costante? Quanto vale questa costante? Beh, per calcolare questa costante possiamo fare così. Possiamo andare nelle espressioni delle sigma 1,3 e sigma 2,3 che avevamo sulla base dell'approccio agli spostamenti, bene, e calcolare esattamente quell'espressione. Cioè, scrivere in quell'espressione, sostituire le derivate delle espressioni del sigma 1,3 e del sigma 2,3 che ci viene da questo approccio. L'ho spiegato? Quindi, se faccio questa operazione, viene sigma 1,3 derivato rispetto a 2 meno sigma 2,3 derivato rispetto a 1, mi viene uguale a, allora, sigma 1,3 sarà gθ sta davanti a tutto, quindi lo scrivo e lo metto in evidenza, gθ, ok? E devo prendere la sigma 1,3 e derivarla rispetto a 2. Guardate, quando la derivo rispetto a 2, quando la derivo rispetto a 2, che cosa mi viene? Quando la derivo rispetto a 2, questa è la prima componente, questo mi viene meno 1, ok? E qua mi viene omega 1, omega derivato rispetto a 1 e poi anche derivato rispetto a 2. Quindi meno 1 più omega virgola 1, 2. Bene. Poi devo sottrarre a questa quantità la derivata della sigma 2,3 rispetto a 1. Ok? Quindi vado della formula della sigma 2,3, mi verrà gθ l'ho già messo in evidenza su tutto. Bene. E poi devo fare la derivata di questo rispetto a x con 1. E mi verrà 1 più omega derivato rispetto a 2 e poi rispetto a 1. Bene. Però guardate che qui c'è un meno davanti. Bene. C'è un meno davanti. Quindi qua mi viene ancora meno 1 meno omega derivato rispetto a 2 e poi rispetto a 1. Va bene? A questo punto ovviamente questo e questo si evitano a vicenda, eh? E il risultato di tutto questo è meno 2, quindi questa cosa vale meno 2gθ. Allora vuol dire che questa costante che dicevamo prima, che doveva venire dall'equazione di compatibilità, cioè dal fatto che queste due derivate dovrebbero essere nulle, questa costante deve valere esattamente meno 2gθ. D'accordo? Quindi in questo modo ci siamo calcolati il valore della costante. Il valore della costante. Adesso però che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare queste espressioni tenendo conto della rappresentazione che abbiamo fatto per il vettore delle tensioni tangenziali. Ricordiamoci, qua c'è scritto tau 1 e tau 2, ma tau 1 non è altro che sigma 1,3 e tau 2 è sigma 2,3, cioè sono le due componenti del vettore tau, va bene? Quindi una volta che abbiamo scoperto che tutto questo deve essere uguale a meno 2gθ, possiamo fare l'ulteriore calcolo, cioè valutare questa espressione
va bene? Tenendo conto di queste posizioni, ok? Ovviamente guardate, qua c'è tau 1, ve lo ripeto, è sigma 1,3 e tau 2 è sigma 2,3, ok? Quindi che faccio? Sostituisco in questa espressione qua queste due formule, 1 e 2. D'accordo? Ci siamo? Allora, sigma 1,3 derivato rispetto a 2. La sigma 1,3 abbiamo detto che è questa, cioè la da 1, ed è f derivato rispetto a 2. Quindi devo fare f derivato rispetto a 2 e poi ancora rispetto a 2. Bene? Poi ciò meno sigma 2,3 derivato rispetto a 1. Sigma 2,3 che mi è data da questa espressione qua, cioè da meno f derivato rispetto a 1. Quindi ciò meno sigma 2,3 meno f, e quindi diventa più ovviamente, più f derivato rispetto a 1, e questa era ancora derivata rispetto a 1. Ovviamente riconosco subito a questo punto che operatore differenziale è questo su f, è quello che abbiamo visto anche su omega, è Laplaciano, è il Laplaciano di f che deve essere uguale a una costante. E quanto vale la costante? La costante l'abbiamo calcolata, è questa, è meno 2 g teta. E alla fine ottengo questa equazione differenziale per f, ovviamente un'equazione nella sezione retta in A. Ci siamo? Allora, a questo punto, voglio dire, io sono riuscito a soddisfare tutte le equazioni, perché avendo preso questa forma di rappresentazione per le tensioni 1,3 e 2,3, ho soddisfatto le condizioni di equilibrio, ho soddisfatto l'equazione di legame, ho soddisfatto l'equazione di congruenza tramite queste equazioni che proprio univano la rotore e il rotore di epsilon uguale a 0, ho trovato l'equazione sulla f che mi garantisce che la congruenza sia rispettata, è questa. Quindi questa equazione qua di Laplaciano di f uguale a meno 2 g teta è un'equazione di congruenza che mi viene da questa condizione di congruenza, ok? Quindi nel campo ho soddisfatto tutto quello che dovevo soddisfare, ti ripeto, equilibrio, legame, congruenza. Adesso mi rimangono, come al solito, le condizioni al contorno. Le condizioni al contorno quali sono? Come al solito, condizioni sul mantello, come abbiamo visto prima, se dobbiamo vedere che il mantello sia scarico, va bene? E poi condizioni sulle basi, e cioè che come al solito la risultante delle tensioni tangenziali sia nulla e che il momento risultante ci venga uguale al momento docente. Ok, beh, facciamo quest'altro passo. A questo punto io cancello un po' questa lavagna. Mantello. Allora, che cosa succede sul mantello, come al solito? Allora, sul mantello possiamo fare così. Abbiamo l'equazione è sempre la stessa, è tau scalar n è uguale a 0, va bene? Su dA, sulla frontiera dell'area, va bene? Cioè,
scusate, non l'ho neanche rappresentato specificamente sul disegno, ma questo significa che quando siamo su un punto della frontiera, un punto qualsiasi della frontiera, se questa è la sua n, la tensione tangenziale deve essere sempre così, cioè deve essere lungo la tangente, deve essere lungo la tangente, cioè questi due vettori devono essere frati da ortogonale, tau deve essere ortogonale ad n, cioè deve essere lungo la tangente. Bene. Allora tau scalare n è uguale a 0, va bene, ma che significa questa espressione? Ma la tau abbiamo detto che è uguale a meno i 3 vettore gradiente di f. Lo vedete? L'abbiamo scritto là sopra, tau uguale E3 meno E3 vettore gradiente di F. Quindi questa condizione diventa meno E3 vettore gradiente di F scalare N uguale a 0. Bene, questa condizione diventa ancora che il gradiente di F scalare E3 vettore N sia uguale a 0. Questo è il solito giochetto che si fa con i prodotti tiri. Ho scambiato sostanzialmente la posizione di questo con questo, e ho dovuto cambiare il segno. Ok? Ci siete? Ma E3 scalare n, già l'ho detto prima, che cos'è E3 scalare n? È la tangente, è la tangente alla curva, no? Cioè n è la normale, E3 scalare n è la sua ortogonale ed è la tangente alla curva. Quindi c'è scritto, questo significa gradiente di f scalare t è uguale a 0. Che significa questo? Significa che se noi siamo sul bordo, diciamo, stiamo sul bordo di questa sezione, siamo su dA, questo è tutto su dA, quindi stiamo camminando sul bordo di questa sezione, la derivata di questa funzione nella direzione della tangente, cioè lungo, mentre siamo proprio lungo la direzione in cui stiamo camminando, lungo il bordo, è uguale a zero. Quindi se noi ci mettiamo a camminare lungo il bordo di questa tangente, di questa sezione, troviamo, come dire, una pianura, è piatta, la tangente è nulla, cioè, questo gradiente è nullo, va bene? Non ci sono né salite né discese, d'accordo? Allora vuol dire che lungo tutto questo bordo il valore della f è costante, è sempre lo stesso. Quindi il passaggio successivo dice, ok, allora vuol dire che f è uguale costante su dA. Va bene? Guardate, non ha importanza quanto vale questa costante, perché se noi ci pensiamo bene, tutta questa funzione può stare, come dire, la potete pensare traslata lungo la direzione ortogonale al piano della lavagna, nel suo valore, come dire, di una costante che volete, va bene? Pensate la traslata di una costante che volete. È chiaro che le derivate, che sono le tensioni tangenziali, che sono esattamente le quantità che ci interessano, non cambiano, non cambiano se traslate questa funzione, cioè ci aggiungete una costante a questa funzione o meno. Le derivate non cambiano, perché quando fate le derivate, la derivata della costante è zero. Bene. Quindi possiamo scegliere alla fine la costante che vogliamo, per chiudere il problema. E beh, la cosa più semplice è prendere che la costante sia zero. Quindi noi chiudiamo in qualche modo il problema dicendo che sul mantello f deve essere uguale a zero, diciamo su dA. Allora, di nuovo, vedete, ho inquadrato le due equazioni che governano il problema della F, l'equazione di campo e la sua condizione al contorno. L'equazione di campo è quella del Laplaciano, è di nuovo l'equazione del Laplaciano come la sua omega. Bene. Quindi abbiamo l'equazione di un Laplaciano, però le condizioni al contorno adesso sono non sono sui come su omega erano le derivate della funzione incognita, sono sul valore della funzione, cioè il valore della funzione sul bordo è noto e in particolare vale 0. Va bene? Questi si dice che sono le condizioni di Dirichlet per il problema di Laplace, ok? Condizioni di Dirichlet, lo scrivo qui.
Dirichlet. Bene. Per il problema di Laplace. Bene. E diciamo che da un punto di vista operativo, normalmente risolvere questo problema, anche matematico soprattutto, risolvere questo problema è più facile che risolvere l'altro problema di Neumann. Ok? Puoi dire, nei due approcci di adozione, o risolviamo il problema di Neumann, in cui abbiamo un laplaciano uguale a zero e poi condizioni al contorno sul gradiente, no? Sulle derivate della funzione incognita, oppure con questo approccio alla Prandtl, alle potenziali delle funzioni, abbiamo un altro problema, che è quello dell'allociano, che non è uguale a zero ma è una costante comunque, e ha condizioni al contorno, come dire, che il valore della funzione è nota sul punto ed in particolare vale zero. Bene. Comunque dobbiamo risolvere con l'allociano in ogni caso. Bene. Ok, immaginiamo di poter risolvere questo problema e immaginiamo che l'abbiamo risolto, no? E a questo punto noi ci chiediamo, come al solito, se riusciamo a soddisfare le altre condizioni al contorno. Le altre condizioni al contorno ci dobbiamo ricordare sulla base che la risultante deve essere 0 e il momento risultante deve essere uguale al momento torcente. Ok? Allora, cominciamo dalla risultante 0. Ok? La risultante 0. Come al solito diciamo V è uguale a integrale sull'area delle tau e A. Questo lo possiamo scrivere come meno E3 ritorno integrale sull'area del gradiente di F. Ok, che ho fatto? Scusatemi, ho sostituito al posto della tau l'espressione tau uguale a meno E3 vector gradiente di F. Questo è fatto. Va bene? L'integrale sull'area del gradiente è il flusso. Il flusso sul bordo, quindi questa cosa la possiamo scrivere come meno E3 vettore integrale sulla frontiera di A, dell'area di F n S, è il flusso. Bene, ma sul bordo F è 0 e quindi è 0. Guardate, questa dimostrazione si può anche fare facendo in maniera che sul bordo F per esempio sia una costante K, sugli appunti lo trovate, e si dimostra lo stesso che anche se sul bordo è una costante K, si dimostra facilmente che comunque la risultante è 0. La risultante è 0 perché anche se F non fosse 0, noi che cosa avremo? Avremo E3 vettore n. Ok, E3 vettore n è la tangente, l'integrale della tangente su una linea chiusa è comunque 0. Quindi anche se f non è 0, è comunque 0. Bene. Momento torcente. Momento torcente. Non mi ricordo se l'ho fatto con le componenti o l'ho fatto in maniera asciutta. Vediamo un attimino, così lo facciamo uguale. Risultante. L'ho fatto in assoluto. Va bene. Allora, momento torcente è uguale a E3 scalare integrale sull'area di x vettor tau dA. Va bene. Ricordatevi, no? Se io voglio il momento di una forza, devo fare il vettore posizione della forza, un prodotto vettoriale con la forza, ok? Questo è il momento.
ricordatevi, tau de A è la forza, è la forzettina elementare in questo caso. X vettore tau è il momento di questa forzettina. Bene, io di questo, di tutto questo, voglio fare ovviamente l'integrale su tutta la sezione, prendo tutto il momento risultante, di questo momento risultante che è un vettore, voglio solo la terza componente, va bene? E la terza componente la ottengo facendo il prodotto scalare con i tre, ok? Perché i tre è un vettore 001, quindi mi coglie la terza componente, chiaro? Va bene, detto questo andiamo avanti e diciamo questo è uguale a E3 scalare integrale sull'area di X vettore, ok? Allora X vettore, come al solito, dovremmo andare a sostituire al posto della tau meno E3 vettore gradiente di F, ok? Lo vedete? Meno E3 vettore gradiente di F. Allora il meno lo porto qui davanti a tutto in the A. A che cosa è uguale questo? È uguale a, diciamo così, meno integrale sull'area. Allora guardate, sono queste proprietà, no, del prodotto triplo, uno le usa molto così, ma qua c'è scritto una cosa del tipo A scalare B vettore C. Questo è A, questo è B, questo è C, lo vedete? E questa cosa si può scrivere anche, è perfettamente uguale a B scalare C vettore A, è la stessa cosa, vedete come ho fatto? Ho preso questo, l'ho spostato qua, ho speso questo, l'ho spostato qua, ho preso l'ultimo, l'ho messo nell'ultima posizione, cioè, è uguale, viene la stessa cosa. Queste dimostrazioni celle ovviamente ce le vediamo, magari le avete fatte anche a statica, insomma. Quindi in questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo che prendiamo X, va in prodotto scalare con chi? Con questo vettore qui, E3 vettore gradiente di F, e questo vettore qua va in prodotto vettoriale con E3 di nuovo. Allora, io ho sostanzialmente, vediamo che ci sta scritto qui, questo pezzo qui, questo pezzo qui, ok? Che ci sta scritto? Ciò, ho un vettore che è questo, mettiamo che sia gradiente di F, ok? Lo premoltiplico per E3, va bene? Lo premoltiplico per E3. E già abbiamo detto prima, quando io premoltiplico in maniera vettoriale per E3 un vettore che sta in un piano, trovo il vettore ortogonale, ortogonale ruotato in senso antiorario, va bene? Così. Questo è E3 vettore gradiente di F. Va bene? Poi a questo vettore, questo qua, lo postmoltiplico vettorialmente per E3. Qual è il risultato quando lo postmoltiplico? Ovviamente è sempre un vettore ortogonale a E3 e questo vettore qui. D'accordo? Quindi E3 e questo vettore qui è ortogonale a questo piano. Ed è ruotato adesso, come dire, poiché è postmoltiplicato per E3, è ruotato in senso orario. Quindi questo vettore qui, che è il gradiente di F, è anche il ruotato in senso orario di questo, cioè di E3 gradiente di F, vettore E3. Questo semplicemente per dirvi che tutta questa roba qui è semplicemente il gradiente di F. Bene. E quindi possiamo sostituire
a questa espressione meno integrale sull'area di x scalare gradiente di f. Ancora trattiamo questo termine, questo operatore integrale di termine, va bene? E facciamo così, per trattarlo rifacciamolo in componenti un attimo, eh? Facciamo un attimo per componenti, eh? In particolare io faccio questa espressione, scrivo x alfa per f, ok? X alfa per f. E di tutto questo faccio la derivata rispetto a x con alfa. Bene? Ci siamo? Gli indici ripetuti si intendono sommati come al solito. Bene? Quindi io qua ho scritto x con 1 per f derivato rispetto a x con 1 più x con 2 per f derivato rispetto a x con 2. Questo sto scrivendo. Va bene? Ci siamo? Ma quando vedo la derivata del prodotto è naturale che faccio il primo derivato del secondo non derivato più il secondo e così via. Quindi questo lo scrivo come x alfa derivato rispetto ad alfa per f più x alfa per f derivato rispetto ad alfa. Guardate, questo termine qua, x alfa per f derivato rispetto a alfa, non è altro che questo, è il prodotto scalare tra x e il gradiente di alfa. Il prodotto scalare tra x e il gradiente di alfa. Lo vedete? Qua c'è scritto x con 1 f derivato rispetto a 1 più x con 2 f derivato rispetto a 2. È esattamente questa roba. Quindi, come al solito, che faccio? Posso sostituire al posto di questa espressione la differenza tra questo e questo. Lo faccio, questo è uguale all'integrale sull'area di x alfa f tutto derivato rispetto a alfa in dA meno l'integrale sull'area di x alfa alfa per f in dA. Attenzione che davanti c'era un meno e quindi qua c'è un meno e qua c'è un più. Bene, davanti a tutti c'era un meno qui. Bene. Questa è la derivata dell'integrale e vuol dire che è giusto, non so. Quindi questo altro non è che l'integrale sulla frontiera di A di x con alfa f n alfa ds. Bene. E qua invece ci sta più, questo era un meno, abbiamo detto davanti, e qua c'è più l'integrale di f per x alfa alfa. Ma che, scusatemi, che significa x alfa alfa? X alfa derivato rispetto a alfa significa x con 1 derivato rispetto a x con 1 più x con 2 derivato rispetto a x con 2. E quanto fa? X con 1 derivato rispetto a 1 più x con 2 derivato rispetto a 2, un'altra volta 1, la somma 2. Quindi qua c'è scritto più due volte l'integrale sull'area della f. Va bene? Come al solito, la f sulla frontiera è 0. Quindi questo termine si capisce. Bene. E ci rimane quindi solo questo risultato, che mt è uguale a due volte l'integrale della f in dA. Allora,
scusate, un po' riassumendo, noi abbiamo alla fine queste equazioni. Va bene, la F è potenziale, questo F è tale che se vogliamo le tensioni tangenziali basta fare le derivate parziali di questa F. Va bene, questa F la troviamo risolvendo le seguenti equazioni. Laplaciano di F uguale a meno 2gθ, era un'equazione che stava scritta qui, va bene? Adesso l'ho cancellata, e questa è un'equazione che deve essere soddisfatta nel campo, cioè in A. E poi ovviamente dobbiamo soddisfare la condizione al contorno, cioè F è uguale a 0 su dA, va bene? E inoltre dobbiamo anche soddisfare questa ultima condizione che abbiamo trovato, che perché il dato d'ingresso come al solito è il valore del momento torcente. Noi abbiamo un momento torcente che agisce sulla trave e dobbiamo poi risolvere il problema. Quindi l'altra equazione è che il momento torcente deve essere uguale a due volte l'integrale sull'area della F in A. Va bene? Ci siamo? Ovviamente vista così l'equazione, voglio dire, non è immediato da risolvere. Perché? Perché non posso risolvere questo problema differenziale perché non so quanto vale θ è un'incognita. E il valore di θ in qualche modo mi viene definito in funzione del valore del momento torcente che ho applicato, come al solito. D'accordo? Quindi queste cose sono un po' accoppiate tra di loro, ok? Però quello che possiamo fare è questo, possiamo dire che F la possiamo scrivere come meno 2gθ per una funzione f cappello, che ovviamente come f è una funzione che dipende solo da x1 x2. Va bene? Va bene, se prendiamo che f è scritta in questo modo, quando scriviamo il Laplaciano di f, il Laplaciano di f, dovremmo fare Laplaciano di F ci viene semplicemente meno 2gθ per il Laplaciano di fθ, di F cappello, scusate. No? Sulla base di questo, solo sulla base di questa posizione. Ci siete? Se io faccio il Laplaciano di F, devo fare il Laplaciano di tutta questa cosa qui. Va bene? Questa è una costante, la tiro fuori naturalmente dall'operatore di Laplaciano e quindi mi viene meno 2gθ per il Laplaciano di questa funzione. Ma il Laplaciano di F so che deve essere uguale a meno 2gθ. Beh, quindi posso scrivere che questo deve essere uguale a meno 2gθ. Che significa? Significa che il Laplaciano di F cappello deve essere uguale a 1. Quindi da questo no, posso ricavare, beh, allora vuol dire che sto in qualche modo trasformando un problema e lavoro su un problema sussidiario in cui sostanzialmente sto mettendo il Laplaciano di F uguale a F cappello uguale a 1 su dA, scusatemi, in A nel dominio. Naturalmente quando faccio questa posizione F uguale a meno 2gθ per F cappello, bene, e poi dico la condizione al contorno è che F sia uguale a 0, dire che questo sia uguale a 0 significa che tutto questo deve essere uguale a 0, ma poiché meno 2gθ non è 0, ci aspettiamo sia 0 ovviamente,
vuol dire che f cappello è diventato uguale a 0. E quindi la condizione al contorno su questa funzione f cappello diventa questa. Ci siamo? Infine, sostituisco questa posizione qua, sostituisco questa posizione qua in questa formula del momento torcente. Bene? E quindi scrivo che il momento torcente è uguale a meno 4g teta, ci siete? Perché c'è un 2 lì e poi c'ho un meno 2g teta, quindi un meno 4g teta integrale di f cappello. E quindi l'altra condizione la potevo mettere direttamente qui sotto, è questa, appunto, che il momento torcente è uguale a meno 4g teta che moltiplica l'integrale sull'area di f cappello teta. Allora, in questo modo il problema diventa ovviamente molto più facile da risolvere, perché non c'era più quell'accoppiamento che vedevamo prima. Perché? Perché noi risolviamo inizialmente questo problema qua, che diventa di nuovo un problema sostanzialmente puramente geometrico, no? Che dipende dalla forma della sezione. Va bene? È un problema puramente geometrico. Va bene? Una volta che abbiamo la funzione f cappello, possiamo ricavare il valore di teta facendo questa integrale. Dovete pensare, a questo punto f cappello è nota, la conoscete. Va bene? Avete risolto questo problema, f cappello diventa nota, ne potete fare l'integrale e ricavate teta in funzione del momento torcente invertendo queste equazioni qua. Differente che viene abbastanza utilizzato per risolvere il problema della versione. Va bene?